ne parliamo con Stefano Giannini, che è amministratore unico di Patrimonio Mobilità Rimini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, un incarico che lei ha assunto tra l'altro da pochissimo, da credo un paio di settimane. Allora la prima domanda è come si sente insomma in questo nuovo ruolo, assunto in un momento non facilissimo, perché possiamo dire che quella del Metromare è stata una partenza ad ostacoli, ci si è messo anche il coronavirus, prima c'erano state altre vicende legate al ritardo per esempio nella consegna dei mezzi. Dunque, com'è fare l'amministratore di Patrimonio Mobilità Rimini in questo momento così particolare? No, il momento è indubbiamente particolare perché il trasporto pubblico evidentemente risente di questa situazione complessiva, perché è di fatto un luogo chiuso. Ci sono però delle prescrizioni anche lì da cui attenersi, che sono diciamo così indicate anche nelle singole stazioni e che comunque ormai tutti sanno, insomma, di fare in modo di rispettare un certo distanziamento, che credo che sia la cosa principale, e di indossare la mascherina. Questo credo che sia le cose che dobbiamo fare tutti quando ci troviamo in luoghi chiusi, ma per il resto direi di poter... Leggiamo oggi, anche oggi sui quotidiani, che Start Romagna insomma segnala che ci sono tante situazioni in cui invece il distanziamento non viene rispettato. Start Romagna in una nota ieri ha ribadito che però, come dire, non può agire su questo, sta ai cittadini rispettare queste indicazioni. Ecco, noi dobbiamo essere tutti consapevoli che col virus si convive, lo dimostrano questi giorni in cui, diciamo così, nel resto del mondo ancora l'epidemia è grave e da noi tutto sommato continua a essere contenuto, perché bisogna rispettare delle regole, tutti lo dobbiamo fare, quindi questo è il primo appello che mi sento di fare. Vorrei però sfatare una cosa sul tema dell'opera, che in realtà in un paese come l'Italia, dove si è abituati a avere opere pubbliche che non finiscono mai, che costano il doppio o almeno il doppio di quello che si è iniziato, in realtà l'infrastruttura di per sé è stata realizzata sostanzialmente nei tempi previsti e con i soldi previsti, quindi direi che sotto questo profilo è un esempio, io non lo seguivo, però devo dire che è l'esempio diciamo corretto di come si fa un'opera pubblica. I mezzi hanno subito un ritardo a causa del fatto che è fallita la precedente diciamo così aggiudicataria, l'associazione di imprese che si era aggiudicato, si è quindi dovuti andare su un'altra associazione di imprese, in cui c'erano anche parte delle imprese che in qualche modo facevano parte della prima, e ci sono dei ritardi, questo è vero, sono comunque anche quelli coperti da una garanzia che è prevista nel contratto, ma non direi che sono quelli enormi, diciamo così che il tema è che è un'opera in realtà nuova, si parla sempre che il TRC è datato, in realtà una filovia dedicata come quella appunto del TRC, con dei mezzi, quelli di Metromare, che sono tutti elettrici, sia quando sono attaccati diciamo ai pantografi, quindi alla linea elettrica, sia quando poi sono staccati, quando viaggiano a batterie, è in realtà un mezzo abbastanza innovativo, e la commissione ministeriale giustamente vuol fare un'analisi soprattutto per la sicurezza delle persone, che deve essere approfondita, quindi sotto questo profilo i tempi che ci vogliono anche a fare questa analisi sono importanti, tant'è che abbiamo deciso di spostare di una settimana la ripartenza dopo la chiusura, il lockdown, perché proprio in questi giorni si stanno facendo dei collaudi sulla linea questa volta che vanno più veloci di quelli che ci aspettavamo, quindi questo è positivo insomma. Poi ci saranno i collaudi dei mezzi e vedremo insomma, speriamo che anche qui prima della fine dell'anno, io dico, anche se può essere anche un po' prima, si riesca a avere anche i mezzi elettrici efficienti. Ecco, perché i mezzi con cui si riparte sabato non saranno i famosi Exquisiti,
che quelli stiamo aspettando. Tutti completati, i mezzi sono stati tutti completati. Uno è stato consegnato qua giù a Rimini, in modo che potessimo anche vederlo, verificarlo. E adesso diciamo così, la situazione del piano di imprese che ha sede in Belgio vorrebbe che la commissione facesse l'analisi sul mezzo qui a Rimini, quello che c'è, e poi in qualche modo si trasferisse su dalle parti loro, perché una ragione è tecnica. Il collaudo consiste sostanzialmente in prove estreme per individuare i punti di rottura, sostanzialmente con degli sbalzi di tensione eccessivi, queste cose qui, dei mezzi stessi. Quindi dopo la prova si devono rompere, c'è un pezzo che credo che sia abbastanza importante, che si deve assolutamente rompere per la sicurezza di tutti, e quindi va anche riparato. Quindi è evidente che è una riparazione che non è così semplice, per cui la ditta vorrebbe poterlo fare dove ha un'officina adeguata, però adesso questa è una decisione che spetterà alla commissione ministeriale. Quindi adesso, senza entrare troppo nel tecnico, ma quindi quale sarebbe questo pezzo che deve essere ancora un attimo? Direi, io adesso non sono un esperto di questa materia qui, però sostanzialmente è una sorta di salvavita, nel senso che quando un sistema elettrico è messo in massima tensione ci deve essere un punto, non tutto l'impianto che si rompe, ma un punto specificato che si deve rompere, che poi deve essere sostituito. Quindi è questo il tema. Ecco, e tra l'altro voi dovreste avere uno sconto, cioè la ditta con i ritardi nella consegna ha fatto sì che da contratto proprio si accumulasse uno sconto, da questo punto di vista? È previsto il 10% di penale per il ritardo, e quindi questo verrà richiesto, sì. Quindi alla fine quanto verranno a costare questi mezzi? Ma i mezzi costano poco più di 10 milioni, quindi diciamo così, dopo ci sarà questo tema qui, ma il costo complessivo dei mezzi è 10 milioni. Dunque si ripartirà distanziati anche sul Metromare da sabato, con 90 posti per ogni mezzo. Esatto. E il Metromare, con le dotazioni anche tecnologiche che ha, per esempio le telecamere, potrà portare una maggior sicurezza per ai fini del distanziamento? Il distanziamento dipende sempre e soprattutto dai comportamenti adeguati che dobbiamo avere noi cittadini. Poi ci sono poi evidentemente le forze dell'ordine o anche i controllori che possono intervenire in qualche modo, ma soprattutto le forze dell'ordine. Noi speriamo, confidiamo, insomma, ecco, che non ci siano queste situazioni. Le telecamere ci sono, ma con le telecamere vedi, poi evidentemente fatto già fatto, quindi il distanziamento deve essere una forma di educazione. Siamo in questa fase e tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte. E quali sono comunque le attese sui numeri per quest'estate? Se avete siete fatti così un piano, perché è chiaro che un mezzo che di fatto parte durante la stagione estiva a fine luglio, c'è anche forse un discorso che riguarda il fatto di farlo conoscere a residenti e turisti, residenti che per esempio sono affezionati alla cara vecchia linea 11. Guardi, quando questo mi è stato riferito, quando è stata fatta la prima fase di sperimentazione del TRC con i mezzi, diciamo così, a combustione, quindi con i mezzi tradizionali, il risultato è stato superiore a quelle che erano le aspettative, sotto un duplice profilo. Le linee 11, ma anche la 9, le altre linee in qualche modo che potevano essere interessate dalla concorrenza, chiamiamola così, fra virgolette, del Metromare, hanno avuto sì una flessione, ma nettamente inferiore rispetto all'incremento di passeggeri che c'è stato. Cioè, la funzione del Metromare è quella di soprattutto di fare in modo che in una
città, come chiamo io la nostra provincia nella parte costiera, una città costiera così stretta e congestionata come è soprattutto nei periodi estivi, ma anche in certi punti della giornata, perché abbiamo di fatto solamente la strada statale come strada, adesso recentemente fra Rimini e Riccione c'è quella che si chiama prolungamento di via Roma, io la chiamo ancora così comunque, ma di fatto la principale arteria è la strada statale. Avere la possibilità di avere un mezzo pubblico che ti consenta in tempi sicuri, certi e tutto sommato contenuti, perché 20 minuti, 21-22 minuti che sono il tempo di percorrenza tra la stazione di Riccione e la stazione di Rimini, è un tempo assolutamente comparabile con quello che ci si mette, anzi forse spesso anche migliore di quello che ci si mette con l'automobile, è un elemento importante. Quindi il tema è ridurre l'inquinamento, ridurre la mortalità, ridurre gli incidenti, fare in modo che ci si arrivi velocemente fra Riccione e Rimini in particolare in modo adeguato. Quindi l'11 per esempio è un mezzo che dal punto di vista della quantità delle persone è sempre stato, come dire, soddisfacente, anche dal punto di vista della bigliettatura che si riferisce da parte di Stato. E di fatto però per i turisti non mi sembra un mezzo adeguato, perché ha tempi di percorrenza assolutamente incerti, una congestione che appunto in questi periodi qualcuno già ha lamentato non adeguata, e quindi è giusto andare verso forme più adeguate, efficienti, moderne, quindi farlo conoscere e fare in modo che il miglioramento della mobilità pubblica sia un'alternativa alla mobilità privata che inquina, che prova gli incidenti, credo che sia un grande risultato. E come farete però a farlo conoscere? Cioè negli alberghi verrà pubblicizzato? Come opererà la comunicazione di questo? Sì, diciamo così, una cosa che abbiamo accertato è che va migliorato molto la conoscibilità, diciamo così, visiva. Ci sono delle indicazioni sul, per esempio a Rimini, sulla via delle Regine, che danno l'indicazione con una M di Metromare. Una M rossa. È rossa, esatto. E dobbiamo migliorare questo Riccione, dove abbiamo avuto qualche difficoltà, e quindi vedremo di trovare un'intesa anche con l'amministrazione comunale, perché questo credo che sia un elemento importante. E giustamente lei mi sollecita, credo che sia una cosa che dovremo fare, avere un rapporto così anche con gli operatori turistici affinché siano loro stessi in qualche modo a consigliare i propri clienti di poter utilizzare questa infrastruttura pubblica interessante. Ultima domanda, le altre tratte, quali sono le tempistiche? Dunque, una è già finanziata ed è la tratta sostanzialmente stazione di Rimini Fiera, che rispetto al, diciamo così, al percorso del trasporto rapido costiero del TRC, che era in corsia diciamo esclusiva e addossata alla ferrovia, in realtà utilizzerà in massima parte, con adeguati accorgimenti, diciamo le strutture viarie esistenti che consentono di arrivare fino alla fiera. E questa è già finanziata per circa 40 milioni da parte del Ministero, e bisogna fare in fretta perché il Ministero giustamente pone come obiettivo quello di realizzare questa infrastruttura alla fine del 2022. L'altra struttura che invece dobbiamo, le altre strutture dobbiamo così considerare, c'è una forte richiesta da parte dei sindaci di Misano e di Cattolica di poter diciamo così avere un trasporto rapido che congiunga la parte settentrionale di Cattolica con la stazione di Riccione, e quindi bisogna progettare, e questo qui c'è un bando che scade alla fine di ottobre, questo quindi è un impegno che abbiamo di fare in fretta per poter progettare questo tipo di struttura, per fare in modo che in qualche modo da la stazione di Riccione fino alle navi, parco delle navi, si possa arrivare anche qui prevalentemente utilizzando le infrastrutture viarie esistenti. E il mezzo TRC, il mezzo d'utile, può andare sia su corsia protetta, ma può andare anche nella viabilità ordinaria. C'è anche l'idea di diciamo così
allungare il percorso sempre sulla linea costiera fino a Viserba e anche fino a Sant'Arcangelo. Anche qui ci sono richieste delle amministrazioni locali. Evidentemente la buona partenza che c'è stata della fase sperimentale così ha fatto capire anche alle amministrazioni comunali quanto sia importante, diciamo così, avere un trasporto pubblico adeguato che sostituisca in buona parte il trasporto privato.